All'inizio avevano gli occhi, ma non erano capaci di vedere. Sentivano, ma senza capire. Erano come le ombre di un sogno. Vivevano tutta la vita a caso, nella confusione più completa. Abitavano sottoterra, in caverne, al buio, come formichine. Non sapevano con certezza quando doveva arrivare l'inverno o la primavera con i suoi fiori o l'estate con i suoi frutti. Facevano tutto senza alcun criterio. Finché io non ho insegnato loro quando le stelle sorgono e quando tramontano. E non è una cosa facile da capire. Poi ho scoperto per loro i numeri e come si mettono insieme le lettere. La scrittura conserva tutte le cose e permette di fare poesia e cultura.
avevano davanti agli occhi il giorno della loro morte. E io li ho liberati. Quale medicina hai trovato per questo male? Li ho colmati di sogni. Così si illudono di non vedere quello che li aspetta. Con questo dono li hai davvero aiutati. E non basta. Io ho dato loro il fuoco. Ed essi potranno imparare molte arti. Ed è per queste colpe che Zeus... Sì, per questo non mi dà tregua. Thank you.
Thank you.
figlie della feconda Teti, figlie del padre Oceano, guardate! Guardate come mi hanno incatenato! Starò qui, qui per il tempo a venire, una sorte che nessuno mi invidia. Come vorrei che mi avessero precipitato sottoterra, nell'abisso senza fondo, così che nessun dio, nessun altro avrebbe esultato per la mia sorte. Adesso mi tocca subire questo affronto, essere lo zimbello dei miei nemici. Thank you.
Thank you.